ricchezza per lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori. Sono dei veri e propri archivi della nostra storia ed è quindi nostro dovere tutelarli, farli conoscere, conservarli per poi consegnarli alle future generazioni. Ma rappresentano anche dei luoghi di suggestione, che sanno stimolare delle emozioni positive, direi quasi magiche, e questo aiuta a continuare a sognare e a donare un senso di ottimismo e di bellezza. Sono veramente lieta di portare il saluto di tutti gli organi della Fondazione e il mio personale a tutti i presenti, ai relatori. Ed auguro per il 60° compleanno dell'Istituto Italiano dei Castelli di continuare a diffondere sempre di più la cultura di questi edifici, sedi di fascino, suggestione e mistero. Grazie e buon meeting a tutti. Davvero un minuto, non di più, per dare spazio poi ai lavori. Sono Enrico Lusso, attuale presidente del Consiglio Scientifico dell'Istituto Italiano dei Castelli. Sono molto felice di essere qui in questa giornata, anche perché si celebrerà nell'ora di pranzo, poco prima, la consegna della targa di riconoscimento alla Fondazione per Vignola, per il castello di Vignola, per i lavori che sono stati fatti nel corso degli anni. È un momento molto importante. L'istituto, fin dalla sua nascita, si è impegnato nell'opera di protezione, intanto di condivisione della conoscenza e di valorizzazione del patrimonio fortificato. Quest'anno l'istituto compie 60 anni. 60 anni fa i castelli erano considerati, quando andava bene, delle cave di materiale da recuperare. Venivano, non erano di fatto ritenuti dei beni culturali, se non in casi eccezionali, perché strutture che per la loro stessa natura erano state espulse dal corso del tempo e quindi in qualche modo al di fuori o ai margini della vita civile. Quantomeno, diciamo, da un livello così da un livello di studio, accademico, passatemi il termine. In realtà, è noto ed è ovvio che i castelli sono sempre stati, per le comunità che li ospitano, talvolta anche, come dire, con un senso un po' di difficoltà rispetto a quello che potevano comunicare della loro storia passata, un punto di riferimento ineludibile. Sono davvero dei monumenti che in qualche modo hanno coagulato e continuano a farlo il senso di appartenenza di un territorio. Quest'occasione ci permette di riflettere su ciò che è stato fatto in questi 60 anni, ma non solo, su ciò che è bene fare, su delle buone pratiche che sono state attivate, che sono tuttora diciamo in corso, e su quello che aspetta per il futuro anche, insomma, nuove strategie, nuove direzioni, nuove ipotesi di valorizzazione di questo patrimonio che è forse quello più consistente dal punto di vista numerico. L'Istituto, tra le altre cose, è impegnato nella redazione di un atlante delle strutture fortificate e, insomma, stiamo percorrendo questa strada e siamo arrivati ormai a superare le 10.000 unità. E temo che, insomma, quando finiremo saremo più vicino, insomma, all'unità superiore di 100.000. Quindi è davvero, dal punto di vista anche solo quantitativo, un patrimonio immenso. E sta a noi tutti tutelarlo come tutelarlo e valorizzarlo come memoria comune. Per cui, insomma, i temi saranno molteplici. Incominceremo questa mattina con un approfondimento più legato, diciamo, alle vicende del territorio e quindi in qualche misura a cose più iniziative più vicine territorialmente al luogo dove siamo. Nel pomeriggio si allargherà un po' lo sguardo e si vedranno anche,
esperienze o insomma problematiche, perché come sempre succede, i problemi ci sono e ci sono ancora e vanno riconosciuti quando ci sono, che ci porteranno in un contesto più nazionale, quindi con un'apertura maggiore. Non dico altro perché davvero non voglio sottrarre ulteriore tempo. Ne approfitto per portare i saluti della Presidente dell'Istituto Italiano dei Castelli, che è in arrivo, che quindi poi ci raggiungerà più avanti, e darei formalmente avvio ai lavori. A questo punto chiamo sul palco la dottoressa Carla Di Francesco, che modera la prima parte della giornata, e mi porto avanti e faccio un piccolo, come dire, strabordo leggermente rispetto al mio ruolo. Chiamo anche Massimiliano Lichini e Giovanni Maggiori, in modo da accelerare i tempi, che saranno i primi a intervenire. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie, quindi diamo avvio subito a questa nutritissima sessione che ci porta ad una girandola di interventi che riguardano l'Emilia Romagna. È già seduto vicino a me Massimiliano Righini con Giovanni Maccioni, che ci parla di tra reale e virtuale, esempi di metodologie per la valorizzazione delle strutture fortificate. Innanzitutto mi unisco ai ringraziamenti alla Fondazione, Consiglio Scientifico dell'Istituto Italiano dei Castelli, alla sezione Emilia Romagna dell'Istituto. Io e Giovanni Maccioni, io e Giovanni Maccioni portiamo oggi un intervento diviso in due sezioni dedicato ad alcuni metodi relativi alla valorizzazione di edifici fortificati, ma anche altro tipo di edifici storici. Ovviamente si tratta, come dice il titolo, di ricostruzioni reali e ricostruzioni virtuali. Si tratta però di ricostruzioni non immaginarie, ma frutto di una ricerca scientifica approfondita che tiene conto dell'esame delle fonti documentali ed archivistiche, l'esame dei dati archeologici, la disamina delle fonti iconografiche, del dato materiale e anche dell'archeologia ricostruttiva. Ovviamente, trattandosi oggi il tema delle fortificazioni, gli esempi che vi farò vedere e che vi faremo vedere trattano dell'evoluzione delle caratteristiche degli edifici fortificati, della storia dei luoghi stessi con riferimenti ad eventi e personaggi, tipologie degli elementi che compongono i sistemi difensivi, imprese araldiche, decorazioni, approfondimenti legati alla vita quotidiana, alle tecniche poliorcetiche e agli armamenti dei siti fortificati. Le tipologie degli interventi che presentiamo riguardano ricostruzione di ambientazioni, oggetti, percorsi tematici, ricostruzione di figure e momenti di vita quotidiana, eventi di alto livello e di piccole dimensioni di reenactment e living history, postazioni inserite nei percorsi di visita dove si prega di toccare e provare, ricostruzioni virtuali dedicate all'evoluzione delle fortificazioni stesse e utilizzo di realtà virtuali immersive ed altri strumenti digitali. Questo per una maggiore divulgazione delle tematiche legate alla storia di questi siti. Porterò oggi alcuni esempi, volevo portare gli esempi anche a livello europeo, ma il tempo, ahimè, tiranno e dobbiamo condividerlo per le due presentazioni, per cui solo esempi italiani legati in questo primo caso a tre castelli della provincia di Trento: Castelstenico, Castelveseno e Casteltuno. A Castelstenico l'allora direttore Franco Marzatico mi chiese, poi io creai un gruppo di lavoro, di ricostruire nella sala delle guardie la figura di un grande capitano imperiale che era legato alla figura di Massimiliano I d'Asburgo, che aveva comandato il castello e tutto il territorio delle Giudicarie e che si era, diciamo così,
si era comportato in maniera eroica nella conduzione delle guerre d'Italia contro la Repubblica di Venezia. Si chiamava Giovanni di Weymeck e di lui rimane solo un'effigie in una cappella a Verona, da dove abbiamo provveduto a fare un esame iconografico dell'armamento difensivo che è stato parametrato e confrontato con quello che materialmente era rimasto in diverse collezioni pubbliche e qualche collezione privata. Abbiamo trovato che a Innsbruck, al castello di Ambra, era presente un'armatura appartenuta a Federico Gonzaga, molto simile a quella descritta dal pittore veronese, e questa ci è servita poi per arrivare alla ricostruzione puntuale di un'armatura molto verosimile a quella, diciamo così, dipinta. Lo stesso è stato fatto per la ricostruzione di alcuni apparati difensivi e offensivi propri di un inventario dell'inizio del 600, anzi dell'anno 1600 esatto, che erano presenti nel castello. L'intenzione era quella di far vedere, in mancanza degli esemplari superstiti, quelle che erano le armi della dotazione, quindi partendo dagli inventari e facendo un'analisi della cultura materiale degli armamenti italiani e tedeschi che sono molto diffusi in area trentina in quel periodo, che è, risente dell'influenza ovviamente transalpina e dell'influenza di produzione milanese e bresciana, abbiamo ricostruito una rastrelliera con alcune armi da fuoco e armi bianche. Castelbesenio invece, a partire dal 2000, è stato un vero e proprio laboratorio dove si è cercato di portare la storia a 360 gradi. Innanzitutto la storia del luogo e della battaglia di Calliano, che è stata combattuta sotto il castello nel 1487 e che ha visto la vittoria tirolese insieme a un reparto di 1000 lanzichenecchi per la prima volta sconfiggere l'esercito veneziano comandato dal grande condottiero Roberto Sanseverino, da Sanseverino, che trovò la morte alla base del castello. In tutta una serie di step che hanno visto interventi sul castello, nel 2012 si è arrivati, in occasione della mostra I Cavalieri dell'Imperatore, a una esposizione che definirei definitiva, che ha messo in luce tutte le collezioni urologiche della provincia di Trento, a partire dagli esemplari provenienti dal Castello del Buon Consiglio, da Casteltuna e da altri castelli, ma anche tutti i reperti di carattere archeologico che erano conservati nei depositi, che sono stati studiati per la prima volta e restaurati. Una sezione ricostruttiva dedicata alla vita nel castello, alle armi, alla munizione e agli episodi legati soprattutto alla battaglia di Calliano, come la sfida di Pradaglia, con la ricostruzione di due cavalieri, uno austriaco e l'altro veneziano, il figlio di Roberto Sanseverino, che si sono scontrati in un duello che ha preceduto poi le fasi della battaglia di Calliano e dell'assedio di Castelbesenio. Si è fatta anche un'indagine sulla vita quotidiana, ricostruendo la munizione e soprattutto le alcove che erano tipiche dei castelli trentino-tirolesi tra il basso medioevo e la prima età moderna, che servivano ai soldati e ai servitori per dormire. Quella che vedete nell'immagine è una ricostruzione che è stata fatta prendendo, mediando spunto da quelle conservate ancora a Casteltasso e che sono, secondo la dendrocronologia, risalenti al XIV secolo. A Casteltuni invece si è musealizzato quanto si poteva musealizzare e soprattutto la soprintendenza di Trento, l'allora soprintendente Laura Dal Pra, ad oggi direttrice del Castello Buon Consiglio, comprò sul mercato antiquario questi due falconetti fusi da un noto fonditore di Innsbruck, tale Georg Leffler, e costruiti nel numero di 12 per Sigismondo Thun. Tra l'altro nel castello si trova ancora il loggiato dei falconetti, dove queste artiglierie molto leggere e versatili erano esposte. Dopo l'acquisto è stata fatta una musealizzazione e dei falconetti e di altre artiglierie ed armi bianche provenienti dal castello. Monteriggioni è stato, diciamo così, un esperimento voluto dall'allora amministrazione comunale e portato avanti da me e dalla ditta Millennium Fabri Armorum, con la creazione di un nuovo museo per la storia del castello. Monteriggioni tutti lo conoscono, è cantato anche da Dante nella Divina Commedia. Quando nel 2009
siamo arrivati per fare questa nuova installazione, c'era un museo molto piccolo in 3 stanzette dove erano custodite delle ceramiche di carattere archeologico, quasi tutte di età moderna, e alcuni monitor dove si poteva, diciamo così, vedere come Dante aveva declamato il castello nel tempo. Il nuovo museo, che poi vedremo in alcune slide, è un museo completamente di ricostruzione, di manufatti, che è legato alla storia dell'edificio e alla storia medievale e rinascimentale della Toscana, in particolare della Repubblica di Siena. Allora, una volta inaugurato il museo, nei 2 anni successivi c'è stato un forte aumento delle famiglie e dei bambini. Prima di questo cambio il museo contava 600 visitatori all'anno. Fate conto che Monteriggioni faceva dagli 800 a 1 milione di visitatori. Dopo l'inaugurazione di questo nuovo progetto, l'aumento dei visitatori del museo è stato pari a 24.000 in un anno. Vinse il record della presenza nei musei senesi di quell'anno. Ci fu un aumento del turismo per tutto il castello, un aumento medio della permanenza nel castello, oltre all'incremento ovviamente di visitatori stranieri, di acquisti e di gadget, e anche nascita di esercizi specializzati per la vendita di oggetti legati alla storia del luogo. Qui alcune ricostruzioni fatte all'interno, dove ovviamente c'è tutta una parte storica, ma ci sono anche, come si vede nell'immagine sulla sinistra, postazioni dove è possibile avere un rapporto diretto con gli oggetti, prendere in mano, toccare, soppesare, conoscere, poi ci sono modelli, eccetera. Sulla falsa riga di questo, l'anno scorso è stato portato a termine un percorso espositivo al castello di Villafranca, in provincia di Verona. È stato inaugurato al pubblico dopo tanti anni di chiusura, dopo, secondo me, buonissimi interventi di restauro. Lo scopo era quello di trasformare il castello di Villafranca in un vero e proprio contenitore culturale. Prima non lo era, solo il parco all'interno delle mura era usato per fare concerti e ancora continuano a farli. È aumentato il rapporto di conoscenza tra la cittadinanza di Villafranca e questo straordinario edificio. È stato creato un gruppo di lavoro per approfondire la storia dell'edificio, sono state fatte nuove ricerche che poi sono state messe in rete con quanto di edito si conosceva già, ed è stato fatto un percorso basato su elementi ricostruttivi, perché non è rimasto assolutamente niente, legato alla storia e all'evoluzione del castello, ad alcuni temi come chiudere il castello, quindi i ponti levatoi, le saracinesche e le serrature, vivere il castello, quindi gli abitanti, le prigioni, le cucine, la munizione, difendere il castello, quindi la guarnigione, le tecniche poliorcetiche e le armi, comunicare tra i castelli, e poi ovviamente il serraglio, a cui questa costruzione era legata fortemente, e degli altri castelli scaligeri. All'interno è stato creato un percorso assolutamente di valenza didattica, dove però tutti i manufatti sono ricostruiti con rigore scientifico. Per cui chi fa questo percorso, che è un percorso anche abbastanza interessante, perché solo il mastio ha 9 piani, le altre torri 6, sono spazi molto piccoli dove però è possibile vedere, apprezzare, capire anche attraverso i modelli, attraverso riproduzioni che si possono toccare, attraverso semplici concetti, come funzionavano certe cose. Noi adesso vediamo i bozzoni vuoti, no? Anche quella rocca di Vignola, li possiamo vedere, come farà vedere Giovanni, ricostruiti virtualmente o anche attraverso dei modelli scala, capirne il funzionamento. Ovviamente qui, poi ve lo dirà Giovanni, è stato fatto anche un grosso lavoro di ricostruzione virtuale per poter trasmettere ai visitatori la percezione e la conoscenza di quelle che sono state le trasformazioni di un edificio che parte dal 1170 e arriva fino ai giorni nostri. Un'altra proposta che non ha a che fare con la ricostruzione permanente, ma ha qualcosa a che vedere con la restituzione dei temi, è la documentaristica di alto livello qualitativo. In questo caso vi presento una cosa fatta con Ulisse nel 2017, in cui alla Rocca, al castello di Torre Chiara, abbiamo ricostruito la vita al tempo della Guerra del Sale, quando il castello è stato oggetto di assedi da parte dei milanesi. Il castello e altri castelli del territorio erano ovviamente sotto la legge della famiglia russa.
di San Secolo. Qui vediamo Alberto Angela mentre mostra il funzionamento di una balestra e poi arriviamo alla Rocca di Vignola per una suggestione, qualche spunto relativo a questo straordinario edificio che ci ospita. Allora, alcuni spunti di riflessioni tematici che mi sento di, così, di suggerire, ma senza nessuna pretesa, sono innanzitutto la valorizzazione di quelli che sono gli strumenti che si utilizzavano in questo ambito, in questo luogo e nei luoghi come questo. Abbiamo la straordinaria testimonianza del Liber Munitionum della Rocca di Vignola, e che ci racconta esattamente, è stato pubblicato dalla Fondazione in due bellissimi volumi, sia questo che altri documenti che poi citerò, e che ci permette di conoscere con puntuale rigore quali fossero gli armamenti di pertinenza ad Uguccione Contrari, signore di questo luogo, ma anche ai cavalieri che con lui combattevano certe imprese, e non solo, anche a quelli che lui metteva a disposizione ai suoi alleati e alle sue truppe. Anche il libro del guardaroba, che contiene informazioni al 1413 al 1421, ci fornisce tantissime informazioni, e poter fare ricostruire una selezione di questi manufatti sarebbe sicuramente interessante per conoscere con puntualità quelle fossero le dotazioni di Uguccione e dei suoi uomini. Un'altra cosa molto interessante, anche questa già pubblicata e studiata, è la possibilità di far capire come nella Rocca di Nonantola fossero state costruite delle opere strutturali per poter dispiegare a vari livelli della torre le armi da fuoco all'inizio del 400. Stiamo parlando di bombarde, e nel 1406, una volta terminati i lavori, le due bombarde vengono issate sulla torre e da qui si fanno delle prove di fuoco in direzione del Bolognese. E oltre a Uguccione, ad assistere a queste prove di fuoco, c'è anche il marchese Niccolò III d'Este. Qui uno spaccato di come potevano essere queste bombarde posizionate davanti a una cannoniera. Io vi ringrazio e passo la parola a Giovanni Mazzoni. Grazie, Massimiliano. Allora, buongiorno a tutti. Questa presentazione è un aggiornamento sui precedenti interventi riguardanti l'utilizzo della computer grafica inerente all'architettura fortificata, mediante soluzioni visive di ultima generazione, quali visori in realtà estesa. Con i seguenti videoclips cercherò in maniera più esplicita di mostrarvi le varie possibilità offerte da questa tecnologia. Io ci terrei subito a sottolineare che la maggior parte delle costruzioni digitali sono il frutto della collaborazione ventennale con l'Istituto Italiano dei Castelli, associazione comprendente validissimi professionisti di più discipline, che possono effettuare coerenti ipotesi sulle caratteristiche storiche e architettoniche di qualsiasi complesso fortificato, ricordando anche quanto sia necessaria la sinergia tra specialisti di ogni settore per avere un risultato pari allo stato dell'arte. I vocaboli ormai entrati nel linguaggio comune al momento sono realtà virtuale e realtà aumentata. E la comprensione di questi termini e la loro distinzione, sinceramente, non è ancora chiara per tutti. In sostanza, noi percepiamo tramite i nostri sensi la realtà pura, il mondo fisico. Poi, con l'avvento delle tecnologie digitali, sono state introdotte nuove percezioni sensoriali. Il primo termine, realtà virtuale, conduce il fruitore, si vede bene sempre, il fruitore in ambienti fantastici o ambienti reali, riprodotti virtualmente, isolandolo completamente dal mondo esterno, con pro e contro, chiaramente, con un'esperienza totalmente immersiva. L'altro termine, invece, è realtà aumentata. È l'inserimento nell'ambiente circostante di contenuti digitali olografici in tempo reale. Però viene mantenuto l'utente, vedete, nel suo mondo fisico, diciamo la sua comfort zone. E ci sono dei difetti, notate per esempio una leggera trasparenza del modello virtuale inserito, e che peggiora notevolmente purtroppo con gli esterni. Noi invece utilizzeremo la realtà estesa. È un termine che combina i due precedenti con altri concetti che non dirò per evitare confusione, eliminando i difetti, amplificando l'interazione fra mondo reale e non reale, dove informazioni digitali, oggetti virtuali e ambienti fisici sono tutt'uno, quasi indistinguibili.
Essenziale ricordare, dopo il reperimento della base grafica che rappresenta il patrimonio culturale, la partenza consiste sempre nell'elaborazione del gemello digitale, cioè la creazione di elementi esistenti e progettuali tramite software specifici e successivamente un profondo lavoro di ottimizzazione per l'integrazione dei visori. Cominciamo adesso con una rassegna di diverse ipotesi di realtà estesa e qualche confronto con la realtà virtuale. Primo caso, già utilizzato da anni con tablet e smartphone, ma secondo il mio parere assai più redditizio mediante l'utilizzo di visori. Nel nostro esempio abbiamo inquadrato in tempo reale il ciclo di affreschi della cappella contraria per avere una ricezione audiovisiva di alcune informazioni. In più, evidenziando virtualmente l'immagine del Cristo risorto, sarà anche possibile una maggiore comprensione dei testi sovrimpressi, praticamente un audio video guida invece del tradizionale audio guida. Prossima ipotesi, l'inserimento virtuale di modelli 3D in scala ridotta, che rappresentano le fasi evolutive di una fortificazione, in questo caso sempre la Rocca di Vignola, in modo statico animato e con informazioni audio che provengono direttamente dal visore. Funziona molto bene, devo dire. Ammettiamo il livello di complessità. Tramite la realtà estesa è possibile introdurre nell'ambiente circostante castelli danneggiati o purtroppo non più esistenti, sovrapponendo virtualmente le parti mancanti, tutto in scala 1 e in tempo reale. Questo, invece, è l'unico esempio di realtà virtuale. È una bozza di ricostruzione dell'abitato e delle fortificazioni di Finale Emilia nel XVI secolo. Essendo un video in realtà virtuale, appunto a 360 gradi, la persona è ferma, a sedere, completamente immersivo, e il fruitore con soggettivo vedete su barca si ritroverà catapultato in epoca medievale percorrendo il canale fluviale navigabile con un tratto che va dal Castello delle Rocche alla Torre dei Modenesi. I prossimi video sono test, ormai in fase avanzata, registrati con i nostri visori tramite la telecamera interna. Rappresentano elementi architettonici persi nei secoli, ricreati, integrati e sovrapposti alle attuali strutture fortificate. Il primo caso è statico. Ed è la ricostruzione del ponte levatoio a doppio bolzone, oggi scomparso, per l'accesso carrabile alla Rocca di Vignola. Io mi avvicino e ho questa visione in tempo reale e ci posso camminare sopra. In questo caso qua vedete non abbiamo simulato il movimento, non è stato fatto affossato per evitare che la persona prenda anche paura. Questa è la prima ipotesi. Il secondo caso invece è dinamico. Il ponte levatoio ha un solo bolzone, anch'esso non più esistente, per l'accesso alla postella dell'Archetta di Vignola, con simulazione del suo movimento. Vedete, adesso io scelgo quello che voglio vedere. E questo è il risultato. Vedete, non è ancora fotorealistico. Qua chiaramente, vedete qua il battiponte, era collegato sicuramente da una cinta muraria, quindi, era proprio per dare comunque, per cercare di far capire comunque la situazione. In questo caso qua ci interessava il movimento. Vedete anche che le parti virtuali vanno all'interno delle parti reali. Considerate sì che col prodotto finito è quasi indistinguibile la parte virtuale dalla parte reale. Il terzo caso, invece, è la ricostruzione virtuale di una piccola porzione dell'apparato decorativo policromo del XV secolo che ornava gran parte della superficie esterna della Rocca di Vignola. Abbiamo in questo caso qua ripreso le acquerelli realizzate dal restauratore Mandrone. Guardate, vedete, ognuno di noi ha un visore con caricati gli stessi contenuti ed è quindi possibile anche un'esperienza di gruppo in contemporanea. Io cammino liberamente, vedo tutto attorno a me e chiaramente viene un
inserito il virtuale in questo caso. Fate caso purtroppo, ecco, alle leggere sagome grigie, che sono dei riferimenti fittizi che sono serviti per questo test. Nell'applicazione software finale scompariranno e ci sarà proprio un ancoraggio automatico proprio fra reale e virtuale. Altro caso specifico. In questo, ecco, vedete, sono le fasi evolutive del caso di Villafranca che parlava appunto Massimiliano Lechini. Tramite la modellazione del gemello digitale con l'esistente, perché per fortuna l'esistente ce n'è ancora tanto, comunque verrà fatta coincidere l'ipotesi ricostruttiva con quella reale per una camminata in epoca scaligera e veneziana. Vedete che alcune parti anche qua non sono proprio realistiche, chiaramente la Serra Cinesca non esisteva, Ponte Levatoio, in questo caso le evoluzioni non esistevano. Adesso vado verso il Mastio, c'è una parte che riguarda la parata Sporgia in linea che non esisteva, che non esiste più chiaramente, è stato posto in virtuale. Avete visto le deformazioni anche del cielo? Ecco, considerate che nei visori ci sono aggiornamenti continui, perché è veramente una tecnologia abbastanza nuova, ecco, diciamo, e quindi di conseguenza c'è ancora da lavorare. Diciamo inizio 2025, secondo me si comincerà ad avere veramente una cosa quasi allo stato dell'arte, mettiamola così, anche perché poi i visori saranno sicuramente più potenti, ci si potrà permettere cose ancora più importanti, ecco, pesanti. Addirittura qua era stata fatta anche una prova anche del borgo proprio interno di Villafranca. Ultima pillola, per darvi un'idea del potenziale inespresso da questa tecnologia. Siamo ancora in fase di studio iniziale. È la ricostruzione della cinta muraria e la cittadella fortificata pentagonale seicentesca di Modena, da rappresentare tipo Italia in miniatura, dove si potrà camminare per le vie. Questo caso qua è circa 18x15, però non possiamo scalare, possiamo addirittura fare scala 1-1, però è chiaro che non vale la pena. In questo caso qua Modena è la Modena attuale, mentre invece vedete abbiamo inserito poi le parti invece che saranno tutte da studiare chiaramente, dove è possibile verranno inserite anche le parti strutturali in scala 1-1, direttamente sul posto. Per esempio la passeggiata virtuale di Modena nel XVII secolo, la porta di Sant'Agostino. Quindi qua io proprio inserito qua in un prato la porta. Ho finito. Grazie. Grazie.